Benvenuti o bentornati sul mio canale. Quando ho aperto questo canale non pensavo che avrei mai superato i 150 utenti. Invece eccomi qui a fare uno speciale per i 1000 iscritti. Ammetto che sono stupito ma allo stesso tempo fortemente emozionato e contento. Vi ringrazio veramente per tutti i like che avete messo ai miei video, i commenti che avete lasciato, le condivisioni e anche per i suggerimenti. Sì, avete suggerito i miei video e questo mi ha veramente stupito. Molte persone mi hanno scritto via email, sulla mail che si trova sul canale, per dirmi ti ho scoperto grazie a Tizio o grazie a quella persona, mi ha detto di ascoltarti ed effettivamente ne sono rimasto o rimasta entusiasta. Insomma, sono contento veramente. E così ho pensato di fare questo speciale per ringraziarvi, sì, per ringraziarvi di tutto quanto ho detto fino ad ora. Ne avevo già fatto uno per i 500 iscritti e avevamo parlato di bambole maledette. Erano 3 bambole in totale. E questa volta invece mi sono voluto documentare su altro, ma comunque rimanendo sempre in tema. Parleremo infatti di quadri maledetti. Ce ne sono tanti in giro che hanno storie più o meno inquietanti e io voglio portarvi a conoscenza di quelli che mi hanno colpito di più. Ovviamente poi mi piacerebbe conoscere il vostro parere, sapere cosa ne pensate anche voi di questi quadri, ma il cappello introduttivo credo che oramai basti. Quindi mettete le cuffie, abbassate le luci e buona visione. Quando parliamo di bambini, il primo pensiero che ci viene solitamente è quello di piccole creature spensierate, che giocano magari in un prato, divertendosi, sorridendo, ma non nel caso del pittore veneziano Bruno Amadio, in arte Giovanni Bragolin. Questo pittore è vissuto dal 1911 al 1981 ed ha dipinto diversi quadri che raffigurano dei bambini. La particolarità sta nelle lacrime. Sì, perché in questi quadri i bambini sono rappresentati con delle copiose lacrime che solcano il loro viso. I quadri, nonostante i soggetti particolarmente tristi, riscossero un certo successo e vennero acquistati da diverse persone e famiglie. Tutto normale, quindi. Abbiamo dei quadri e abbiamo degli acquirenti, o comunque dei compratori. Ma se effettivamente tutto fosse normale, noi non saremmo qui a parlarne. Non trovate? Nella metà degli anni Ottanta, infatti, alcune famiglie denunciarono degli incendi scoppiati nelle loro abitazioni, senza apparente motivo, così, improvvisamente. Già questo nel suo piccolo potrebbe alimentare forti leggende e dicerie. Hanno acquistato dei quadri, quei quadri sono maledetti e questo è quello che succede. Ma quello che sto per raccontarvi sicuramente vi lascerà con non pochi dubbi e forse anche senza parole. Sembra infatti che in tutti gli incendi denunciati da queste famiglie l'unica cosa a salvarsi fosse proprio il quadro del bambino piangente, che puntualmente attendeva i pompieri per essere ritrovato intatto. Tutto quello che vi ho descritto si ripeté più e più volte, tanto che le leggende iniziarono a dilagare sempre in maggior numero e anche ad arricchirsi con il passare del tempo. Si diceva che l'artista all'inizio della sua carriera fosse invaso da rabbia e indignazione, e che questi forti sentimenti avessero spinto l'artista a rivolgere una preghiera proprio al diavolo in persona, chiedendogli di avere successo. Ovviamente il diavolo non rifiutò e gli permise di infondere nei quadri la sofferenza e le pene che egli aveva vissuto. Le leggende a questo punto aumentarono, così come la testimonianza di chi, dopo aver acquistato questi quadri, fu soggetto a strani avvenimenti e inspiegabili incidenti. Ci fu anche qualcuno che dichiarò di aver tentato di incendiare uno dei quadri, senza però portare a termine l'impresa. Non riuscì a far prendere fuoco a questo quadro. È stata comunque data una spiegazione alla sopravvivenza di questi quadri ai tanti incendi. Secondo alcuni studi, sembrerebbe che l'artista abbia dipinto questi quadri su delle tavolette di legno particolarmente dure e che quindi risultavano resistenti al fuoco, rimanendo pressoché intatti. Nonostante la spiegazione, però, resta comunque una storia affascinante che meritava di essere raccontata. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, sono curioso.
Penso che tutti voi, o comunque gran parte di voi, sia a conoscenza del quadro intitolato L'Urlo, dipinto dall'artista Edvard Munch. Quadro che almeno a me suscita forti emozioni e un certo senso di disagio. Ma il quadro di cui andremo a parlare, L'uomo angosciato, è a mio avviso ancora più inquietante. Il suo proprietario, un tale Sean Robinson, dichiarò di aver ereditato questo quadro dalla nonna, che lo aveva tenuto in soffitta per tantissimo tempo, ben 25 anni. Non è noto l'artista di questo dipinto, ma sembrerebbe che sia morto suicida poco dopo aver creato quest'opera. Ma facciamo un piccolo passo indietro, cioè quando la nonna di Sean entra in possesso di questo quadro. Stiamo parlando almeno di 30 anni fa, quando un uomo regalò alla donna questo dipinto. La signora inizia subito ad avere strane sensazioni, comincia a sentire rumori in casa e nota la presenza di un'ombra nella sua abitazione. A volte riesce anche a sentire il pianto di un uomo. Tutto questo è bastato affinché la donna relegasse nella soffitta questo quadro e lo mettesse sotto chiave. Il nipote Sean non aveva mai creduto a queste storie raccontate dalla nonna e anzi era particolarmente affascinato da questo quadro. Col tempo però iniziò a ricredersi, a sentire anche lui questi strani rumori, ombre per casa e il pianto di un uomo. Nonostante tutte queste cose, Sean continua ad essere ancora scettico e decide di appendere il quadro nella sua camera da letto, documentando tutto con un video su YouTube. Il 1 giugno del 2010 viene pertanto rilasciato sul suo canale un video che mostra il quadro e lo stesso Sean racconta di strani rumori che avverte e anche la storia del dipinto. Per quasi un anno poi non si hanno ulteriori notizie, ma nel febbraio del 2011 Sean carica un nuovo video. Il quadro è stato spostato in un'altra stanza da letto e una videocamera lo filma durante la notte. Nel video si possono sentire degli strani rumori simili a graffi sul muro e anche una porta che apparentemente si chiude da sola. La storia di questo quadro diventa sempre più conosciuta fino ad attirare un gruppo di studiosi del paranormale. Il quadro viene portato in uno dei luoghi più infestati del Regno Unito, dove durante una seduta spiritica sono successe delle cose da far venire i brividi. La temperatura della stanza è scesa di diversi gradi durante la seduta, finché un'ombra non si è materializzata proprio al centro della seduta stessa. A questo punto le persone hanno iniziato a fare delle domande all'ombra per avere delle risposte, per capire qualcosa di più su quel quadro. Ma successe qualcos'altro. Una panca iniziò a muoversi e a battere fortemente contro il pavimento. È stato ipotizzato dai membri della seduta che quella fosse la reazione dello spirito che attualmente dimorava in quel luogo e che fosse infastidito del fatto che loro avessero portato un altro spirito lì dentro. Il proprietario Sean, rientrato in possesso del quadro, ha ricominciato a postare video su YouTube. Se siete curiosi vi lascio il link in descrizione. Potrebbe essere interessante dargli uno sguardo. Sembrerebbe che chi guardi il quadro provi una forte sensazione di angoscia e che si siano verificati anche alcuni casi in cui gli osservatori hanno iniziato a perdere sangue dal naso. C'è comunque chi crede che tutta questa storia sia una grandissima bufala, qualcosa inventato da Sean per riscuotere un po' di successo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, sono curioso. Ah, prima di chiudere, dimenticavo una cosa importante. Secondo quanto trovato nelle mie ricerche, l'artista avrebbe mischiato il proprio sangue alla pittura. Ci spostiamo ora a Austin, in Texas, all'interno di un hotel, più precisamente l'Hotel Driscoll, dove è esposto un quadro raffigurante una bambina con in mano dei fiori e una lettera. Il titolo del quadro è Love Letters, ovvero Lettera d'amore. L'hotel è stato inaugurato nel 1886 e il suo proprietario è un certo colonnello Jesse Driscoll, che sommerso dai debiti di gioco perse l'hotel e anche la vita. Ma non è ciò di cui parleremo in questo video, anche se sembra che il fantasma del colonnello infesti ancora le stanze di quel posto. Il nostro interesse invece è per il quadro della bambina, che appeso nei corridoi dell'ultimo piano dell'albergo sembra che racchiuda uno spirito o una presenza. La storia del dipinto risale al 1887
e rappresenta la piccola Samantha, una bambina di 4 anni, figlia di un senatore degli Stati Uniti. Questa bambina si trovava nell'albergo e stava giocando con la sua palla. A 4 anni si sa si è molto ingenui e non si ha questa forte sensazione del pericolo. La bambina, infatti, rincorrendo la sua palla, si ritrovò sulla scalinata, perse l'equilibrio e cadde, rompendosi la spina dorsale. I soccorsi furono abbastanza immediati e rapidi, ma purtroppo non ci fu nulla da fare e la bambina perse la vita. L'allora proprietario dell'hotel volle ricordare questa bambina e in qualche modo renderle omaggio. Commissionò pertanto un ritratto della bambina, che come già detto si trova tutt'oggi all'ultimo piano di questo hotel. A questo punto però c'è da fare una precisazione. Il quadro esposto però non è l'originale, è una copia dipinta da Richard King. L'originale dipinto di Charles Trevor Garland è custodito nella cassaforte dell'albergo stesso. Comunque, anche se quello esposto è una copia, il quadro originale è sempre presente nell'albergo e probabilmente porta la sua influenza su tanti fenomeni che si sono susseguiti e che si susseguono tuttora. Alcune persone che hanno avuto modo di osservare questo quadro hanno dichiarato che se lo si fissa a lungo si inizia a provare un senso di vertigini. Altri invece raccontano di aver provato nausea o ancora smarrimento o alterazione delle percezioni visive. Non trovate che in qualche modo quanto descritto riporti alla mente la vicenda vissuta da Samantha? Cadere da una scalinata sicuramente tenderebbe a far provare proprio quelle sensazioni. I proprietari moderni, a seguito di tutte le segnalazioni che sono state riportate dagli ospiti dell'hotel o anche soltanto da chi ha fatto visita all'hotel stesso, hanno deciso di chiamare un gruppo di medium, i quali sono giunti alla conclusione che la piccola Samantha stia in qualche modo cercando di mettersi in contatto con i presenti tramite la pittura. Gli stessi medium hanno anche avvertito risate di bambina in tutto l'albergo e a volte anche il rimbalzare di una palla che cade dalla scalinata. Oltre quanto raccontato finora, dobbiamo aggiungere altre testimonianze, raccontate da ospiti dell'albergo o anche da soli visitatori, che parlano di qualcuno che blocca gli ascensori, sposta mobili, li scuote nei loro letti o sparge i loro averi nella camera. A questo punto mi chiedo, voi vorreste passare anche solo una notte in quell'hotel? Sareste curiosi di vedere se queste sono pure storie di fantasia o se c'è qualcosa di reale lì? Fatemelo sapere. L'ultimo quadro che voglio portare alla vostra attenzione è intitolato La donna della pioggia ed è stato dipinto da Svetlana Telez. Questo quadro è stato dipinto in sole 5 ore e nonostante il prezzo piuttosto elevato è stato riportato indietro senza nemmeno rivolere i soldi pagati. Già questa piccola premessa basterebbe a far capire che qualcosa in questo dipinto non va. Perché tutti i compratori lo hanno riportato indietro? Per quanto possa non rappresentare il proprio gusto, è comunque un semplice quadro, no? A quanto sembra le cose non stanno proprio così. Svetlana Telez si laureò all'Università di Odessa e dipinse diversi quadri, tra cui quello che stiamo narrando in questo momento. La stessa artista dichiarò che in preda all'ispirazione dipinse la donna della pioggia, ma era come se qualcuno stesse dirigendo la sua mano, come se qualcuno in realtà dipingesse al posto suo. E la sua mano era semplicemente lo strumento per realizzare l'opera. Il quadro rappresenta una donna apparentemente con gli occhi chiusi, che con un cappello in testa si trova sotto la pioggia, o almeno questa è la mia interpretazione dell'opera. Il quadro fu esposto per la prima volta nella Galleria d'Arte Locale della città di Vinizza ed attirò dopo poco tempo l'attenzione di una donna d'affari che lo comprò. Il suo possesso però durò molto poco. La donna infatti, dopo pochi giorni, riportò il quadro alla galleria, dichiarando di sentire una presenza nel suo appartamento e di non riuscire a dormire. La stessa cosa accadde al secondo proprietario, che, riportato il quadro alla galleria, disse di aver percepito la presenza di una donna intorno a sé mentre dormiva. Come sempre, esistono gli scettici, e infatti un nuovo compratore si fece avanti dicendo di non credere a certe storie, che fossero tutte dicerie. Ma dopo qualche giorno, riportò anche lui il quadro al venditore. Disse che dopo aver fissato gli occhi della donna dipinta, questi gli apparissero ovunque
e che aveva iniziato a soffrire di fortissime emicranie. Attualmente non si sa dove sia finito o conservato questo quadro. Il suo luogo attuale rimane un mistero. A voi che sensazione suscita questo dipinto? Io personalmente lo trovo alquanto misterioso e sicuramente molto inquietante. Di certo, nonostante il mio interesse per il mistero, non lo appenderei in casa mia. Il nostro speciale per i 1000 iscritti termina qui. Vi ringrazio ancora di cuore per tutti i like che avete messo, per i commenti che avete postato, per le condivisioni dei video, per aver fatto conoscere e crescere questo canale. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo cliccando sul pulsante relativo e cliccate anche sulla campanella per non perdervi nuovi video che usciranno. Vi invito inoltre a seguirmi anche su Instagram e sul gruppo di Telegram. Inoltre, se siete interessati ad altri video come questi, fatemelo sapere nei commenti. Ci sono ancora tanti quadri e tante storie dietro di essi che potrebbero essere raccontate. Di nuovo un grande saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!